Buonasera a tutti, ciao a tutti, ecco, abbiamo detto che abbiamo anticipato questa diretta per parlare, per avvicinarci agli stati generali della natalità che abbiamo organizzato per il 14 di maggio su questa pagina. Siamo collegati su questa pagina, sulla pagina del forum, su altre pagine, diciamo in cross posting per cercare appunto no, di coinvolgere più persone possibili. Vedo già che comunque c'è eh, una bella partecipazione. Un saluto a tutti da Gianluigi De Valo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Allora, noi questa sera vogliamo fare una riflessione sul tema demografia ed economia, cercando di riflettere e ragionare, perché tante volte non c'è chiarezza se questi due, eh, no, eh, due grandi filoni hanno a che fare tra di loro, se sono scollegati o se c'è un collegamento. Lo facciamo questa sera facendo entrare subito qui con noi in questo appunto in questa diretta staremo grosso modo un'ora, un'ora e qualcosa, il professor Rosina, Alessandro Rosina, che è docente di demografia all'Università Cattolica di Milano e poi il professor Leonardo Becchetti, che è docente di, se ho capito bene, se ricordo bene, economia politica Leonardo all'Università di Tor Vergata. Due docenti di quelli no seri di quelli no di vedere, non arcigni però anche due persone con i quali stiamo portando avanti eh, diciamo tante idee e tanti progetti legati al bene comune perché posso dire sono due professori ma che eh, si spendono anche no sul bene comune cercando di dare il loro contributo eh, con nell'associazionismo e anche in idee innovative benvenuti a voi Bene, buona serata. Ciao a tutti. Un saluto. Allora, noi il 14 maggio abbiamo organizzato questi Stati Generali della Natalità. Non abbiamo ancora potuto e non possiamo fino a lunedì. Poi capirete perché. Dare e pubblicare e pubblicizzare no, il programma perché mi permetto di dire tanta, 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 tanta roba anche eh, importante vi invito a cliccare sulla pagina Stati Generali della Natalità che è appena partita ma già c'è 24.000-25.000 persone quindi diciamo vi invito a, a seguirci perché proprio qui in diretta andremo appunto con gli Stati Generali della Natalità e vi invito anche a chiedere di farvi venire il promemoria per quanto riguarda appunto il 14 maggio relativo all'evento che abbiamo organizzato quindi, queste due cose magari ve le ricorderò di tanto, di tanto in tanto. Allora, inizierei, se voi siete d'accordo, col professor Rosina. In giro, non solo sulla rete, in assoluto, no, c'è cioè un po' questa narrazione, anche molti giornali la portano avanti, relativa al fatto che mh, siamo tanti, nel mondo siamo tanti, eh, ci sono più di 7 miliardi di persone e che quindi il tema della denatalità italiano e più in generale della denatalità diciamo, del mondo occidentale è un non problema, anzi quello che dovremmo fare è cercare di fare meno figli perché i figli inclinano a no? tutta questa narrazione. Questa è la prima domanda che ti metto così. Eh, All'interno di questa domanda, che ci aiuta a fare un po' il contesto in cui ci muoveremo questa, in questa diretta, c'è anche un altro tema che è quello del fatto che l'Istat produce, non ogni anno, ogni mese dei bollettini di guerra che ci dicono che siamo pochi, che l'Italia è arrivata a dei numeri impressionanti, che addirittura abbiamo raggiunto delle cifre che ci aspettavamo di raggiungere nel 2032, quindi c'è meno 400.000, scompaiono ogni anno una città grosso modo come Firenze, eppure non cambia nulla. Come mai è così sottovalutato questo problema? E in ultima analisi, è una questione culturale o economica, oppure tutte e due? Insomma, Alessandro, la prima domanda è un po' più corposa rispetto magari alle altre, però ci aiuta a dare un contesto e a fare una fotografia demografica di quella che è la situazione italiana. Bene, intanto grazie, ehm, no, eh, come com già si capisce dalle domande, sono temi. Eh, eh, particolarmente rilevanti nel, nel quadro della, anche dello scenario mondiale, all'interno poi del quale si, si inseriscono le grandi trasformazioni se, demografiche, economiche, insomma, capire il mondo in cui viviamo e poi, eh, attraverso questa capacità, insomma, di, di potenziamento di questa visione e lettura collettiva della, della realtà. E complesse che cambia l'importanza di fare le scelte individuali e collettive per migliorare il, eh, sia il, il paese il territorio ma insomma il contesto in cui ciascuno di noi opera e allora eh, pa partiamo appunto dalla questione più spinosa, eh, perché è la conseguenza un po' di una ipersemplificazione, no? Cioè purtroppo davanti a un mondo che è complesso, che implica anche la necessità di capire di più, di informarsi meglio, eh, si antepone sempre la, la lettura più. Beh, più, più facile sostanzialmente, che spesso è una scorciatoia che non aiuta a capire. Perché da un lato c'è veramente la sfida ambientale che va presa sul serio e che va affrontata. E dall'altro c'è comunque una questione demografica e poi c'è anche una questione di sostenibilità economica e sociale, insomma c'è un mondo da costruire e che ha bisogno di capire tutta la complessità per poi proteggersi dai rischi ma cogliere anche le opportunità. E se noi, e questo vale per il tema anche dell'immigrazione, vale per il tema della denatalità, vale insomma per molte questioni, se noi... Eh andiamo a semplificare eccessivamente e non troviamo poi le soluzioni eh, che sono quelle poi migliori. Allora, intanto c'è da dire che la popolazione mondiale non sta più crescendo, cioè è già uscita dalla sua fase di crescita accelerata che ha caratterizzato il secolo precedente. Questo non è più il secolo della crescita della popolazione mondiale. La popolazione mondiale sta decelerando, quindi cresce per un fattore inerziale sostanzialmente. Che però andrà via via a indebolirsi progressivamente nella metà di questo secolo, quindi sta rallentando e, e andrà a stabilizzarsi nella seconda metà del secolo. E quindi noi stiamo di fatto già entrando in un mondo in cui la popolazione non crescerà più, e semmai eh, c'è la. Eh, si entra nel, in un tema di che cosa succede a un pianeta in cui la popolazione andrà progressivamente a diminuire e agli squilibri che poi si producono con appunto una eh, diminuzione che può essere eccessiva rispetto a una denatalità che, quando è troppo bassa, in particolare troppo sotto i due figli per donna, va eh, non solo appunto, non tanto a rallentare la crescita della popolazione, ma a produrre squilibri tra generazioni perché sostanzialmente va, non va a ridurre gli anziani che continueranno ad aumentare, va a ridurre i bambini, va a ridurre le nuove generazioni e va a creare quindi uno squilibrio tra generazioni più anziane e generazioni più giovani, che è la questione nuova, eh, particolarmente accentuata e da, eh, che dovremo affrontare in questo secolo. Quindi all'interno di un pianeta, di un mondo in cui siamo già usciti dalla fase di crescita accelerata, andremo a rallentare. La crescita è attualmente solo alimentata... Da alcuni paesi dell'Africa e dell'Asia, e, e, ma in cui ci sono eh, continenti come l'Europa, in cui la, no, non stanno più crescendo, crescono solo grazie all'immigrazione, non hanno più la capacità endogena di crescere autonomamente internamente perché lo, lo squilibrio è tale che il divario tra eh, natalità troppo bassa e decessi che aumentano anche come conseguenza dell'aumento della popolazione anziana crea un saldo negativo, saldo naturale negativo che in parte è compensato dall'immigrazione ma che l'immigrazione farà sempre più fatica a compensare quindi l'Europa è prevista nei prossimi decenni a eh, non crescere più anche tenendo conto dell'immigrazione, cioè nonostante l'immigrazione, anche contemplando consistenti flussi migratori, la popolazione europea non crescerà più. E all'interno all dell'Europa, poi ci sono paesi come l'Italia che già sono in, in diminuzione. E sono in diminuzione nonostante l'immigrazione, cioè l'immigrazione non è è già da qualche anno che non è più in grado di compensare appunto eh, i divari che abbiamo prodotto tra appunto, natalità e mortalità. Però la questione è: eh, la, la natalità, se è già così bassa da non poter più far crescere la popolazione, e, eh, e tenerla bassa va a produrre ulteriori squilibri demografici. E tra popolazione anziana e popolazione più giovane, dobbiamo appunto decidere che cosa vogliamo fare, cioè se vogliamo che eh, questi squilibri vadano ad accentuarsi ulteriormente oppure no. Cioè, detto in altro modo, se noi guardiamo la situazione italiana, un percorso che adesso portasse la fecondità italiana da 1,7, che è il valore attuale, che si ridurrà, ridurrà ulteriormente con l'impatto della pandemia. Riuscissimo comunque a portarlo verso la media europea, o riuscissimo in 10-15 anni a portarlo verso i due figli per donna, non avremmo comunque un aumento della popolazione italiana. La popolazione italiana non aumenterebbe. Quello che ridurremo però sono gli squilibri tra popolazione più giovane e popolazione più anziana. cioè renderemo quegli squilibri più gestibili. Se invece non aumentiamo la fecondità, siccome si sta riducendo comunque la popolazione nell'età riproduttiva. Le nascite andranno a diminuire sempre di più, e quindi la questione è che non solo eh, la popolazione diminuirà e eh, continuerà a diminuire, ma soprattutto si accentueranno gli squilibri demografici. Gli squilibri tra popolazione anziana e popolazione più giovane e quindi diventerà più, più difficile rendere sostenibile sia produrre crescita economica, che poi può essere, come dire, condivisa per rendere sostenibile anche il sistema sociale e il sistema di welfare. Quindi, la tenere la denatalità bassa così bassa come è nel nostro paese produce una ulteriore riduzione delle nascite, e questa riduzione delle nascite va ad, ad accentuare squilibri che poi diventano ingestibili. Creano povertà, creano disuguaglianze, non consentono al paese di crescere. Poi c'è un'altra e invece aumentare la natalità non, potre, non porterebbe ad un aumento della popolazione, ma porterebbe a ridurre gli squilibri. Quindi dobbiamo decidere sostanzialmente se fare in modo che questi squilibri si riducano oppure vadano ad accentuarsi. In più c'è un altro messaggio che è un messaggio eh, culturale, perché è come se dicessimo, quindi al di là di questi aspetti più eh, come dire eh, macro, eh, è come però se noi lanciassimo il messaggio che dice che eh, il problema siano i bambini e siano le nuove generazioni, come dire che i bambini non li vogliamo perché inquinano. Eh, invece di considerare le nuove generazioni la soluzione, cioè, che messaggio arriva ai giovani italiani eh, se noi invece di considerarli il bene principale, la soluzione, coloro che possono essere in grado di portare nuove sensibilità e nuove competenze che danno soluzione ai problemi del nostro tempo e aiutano quindi eh, la società, l'economia. A crescere meglio in maniera più sostenibile, innovando dal punto di vista sociale e tecnologico. Se invece gli diciamo no, voi non siete una componente positiva che può migliorare il futuro collettivo, ma siete un problema perché nascendo inquinate di più. Eh, che cosa avremmo? Avremmo un paese in cui questi giovani, oltre a non nascere, se nascono, se ne vanno il prima possibile altrove. Perché se non trovano un contesto che investe su di loro, che li riconosce come nuovo di valore, a cui attribuire valore, è in grado di generare nuovo valore, andranno a produrre questo valore altrove. Quindi, non solo ci troveremo con una denatalità, ma ci troveremo con un'accentuazione della fuga eh, di giovani verso altri paesi. E quindi questo andrà ulteriormente ad accentuare gli squilibri del nostro Paese e a rendere ancora più difficile non solo creare crescita economica, ma anche appunto trovare soluzioni per vivere bene, per produrre benessere in senso esteso, in senso ampio. Ed è questo che rischiamo quindi di condannare il nostro Paese se invece non troviamo delle soluzioni che consentano di crescere meglio e quindi di passare comunque dalla quantità della crescita alla crescita della qualità che ha bisogno però appunto di un investimento sulle nuove generazioni ma anche di un rapporto adeguato tra le generazioni più anziane e le generazioni più giovani perché appunto si possa continuare a investire e, e produrre crescita e investire appunto su chi arriva e metterlo nelle condizioni di dare il suo apporto positivo. Questo è il messaggio che in qualche modo dobbiamo poter veicolare, perché appunto è, è, è quello che, su cui si gioca un paese che ha una propria prospettiva positiva verso il futuro, o un paese che si schiera in difesa, che si chiude e che quindi va a, ad accentuare i, circuiti, i circoli viziosi che poi lo trascinano progressivamente verso il basso, che trascinano verso il basso sia demografia che e, economia. Sulle altre questioni, come vedi, è necessario un po' articolare la, la, la risposta, perché ci sono vari elementi poi che si, che si combinano e che vanno comunque messi sul piatto. E la questione quindi, che dobbiamo mettere al centro per arrivare anche alla risposta sugli altri quesiti, è se questo paese ha una sua chiara perché visione. che ce ne tanti? Di... Eh, lo sai che ce ne tanti, quindi... eh, No, no, no. Questione... No. Ti ho detto che questo inizio dobbiamo contestualizzarlo, quindi è giusto quello che stai dicendo e stai facendo, però ne ho tanti perché sono poi raccolti nei vari forum. Vai, vai, esatto. No, allora no, la questione vera è eh, se il, il nostro paese ha una chiara visione o meno del proprio futuro, perché se e che ruolo vuole dare alle nuove generazioni all'interno di questa eh, idea di paese, progetto di paese da costruire, perché se non. Questo paese non ha una chiara idea del proprio futuro e eh, considera i giovani un problema, un, eh, appunto, fonte soprattutto di inquinamento, o problema perché non riesce a, ehm, a valorizzarne il proprio il, il loro rapporto, il loro ruolo. E sappiamo che nei paesi che, che crescono maggiormente, che producono maggiore innovazione che creano quindi soluzioni che consentono di migliorare le condizioni di benessere collettivo in un sistema, appunto, sostenibile in senso ampio ambientale sociale. Ed economico, hanno bisogno appunto della, eh, delle nuove generazioni, del ruolo delle nuove generazioni. Se non c'è questa visione positiva eh, di, di un proprio futuro eh, e di come si collocano le nuove generazioni, la prima scelta che entra in crisi è proprio quella di avere un figlio. E la scelta di avere un figlio eh, di avere un figlio è rimasta nel percorso di vita individuale l'ultima scelta irreversibile. E perché appunto tutto il resto è, può essere rimesso in discussione. Eh, il lavoro si può trovare, si può uscire, eh, si può rientrare nel mondo del lavoro, si può uscire dalla casa dei genitori, si può rientrare, si può formare un'unione di coppia, eh, scioglierla e formare un'altra. Ma l'avere un figlio è, di, è rimasta l'unica scelta irreversibile. E quindi è la scelta che impegna maggiormente nei confronti del futuro. E quindi, se questa scelta da un lato è diventata meno scontata rispetto al passato, perché appunto è una scelta che quindi richiede una, propria, una decisione deliberata per poterla esercitare, non, non si fanno più i figli semplicemente perché anche gli altri li fanno ed è normale farli. Eh, siamo in una situazione opposta: cioè, bisogna scegliere di averli i figli come scelta appunto responsabile e deliberata e non è per nulla scontata. Ma dall'altro se si trova anche in condizioni di difficoltà anche in termini di politiche adeguate e di paesi che non hanno una chiara sua visione del futuro e quindi non mette le persone nelle condizioni di esercitare positivamente le scelte che responsabilizzano e impegnano verso il futuro, la prima scelta che cade, che viene la scelta in sospeso pur desiderata e non realizzata, è proprio la scelta di avere un figlio. E non è un caso quindi che l'Italia sia uno dei paesi in cui questa scelta maggiormente si è ridotta nel tempo. Perché è entrata proprio in crisi l'idea di un paese che guarda positivamente nei confronti del futuro e dà un ruolo positivo alle nuove generazioni nel costruire questo futuro. E quindi è da qui che bisogna partire, perché se non c'è questo, questa è proprio la premessa fondamentale di base eh, attorno al quale, alla quale, appunto, questa scelta può essere. Fatta. Questo vuol dire sostanzialmente che un paese che voglia disincentivare le persone ad avere figli non ha necessità di fare delle scelte o delle politiche particolari, semplicemente basta che non metta le persone nelle condizioni favorevoli perché esercitino tale scelta. Quindi, un paese che si, eh, che si disinteressa appunto delle politiche familiari e che si disinteressa della crescita e delle opportunità per le nuove generazioni sarà comunque un paese che, eh, lasciando le cose come stanno, si troverà ad avere una natalità che progressivamente si riduce. Quindi, il noi... pezzo del tuo libro l'ho imparato a memoria, e due righe dopo dici: in questo pezzo del libro dici ciò fa emergere il fatto che l'Italia non è un paese poco fertile quanto un paese che è coltivato male fondamentalmente. E questo è un po' anche no, eh, il, il contesto in cui ci muoviamo. Passando la parola a Leonardo, poi ci ritorniamo sull'aspetto culturale perché vedo che anche Adriano Bordignon, presidente del Forum del Veneto, fa una domanda in questo senso. Leonardo, demografia, economia, economia, demografia, sono sfilacciate, sono slegate queste due... Materie o sono collegate? Cioè, quanto influisce l'aspetto demografico anche sull'economia? Quanto influisce la nascita dei figli e la crescita anche, da questo punto di vista, sull'aspetto economico, sul PIL e su tutto ciò che ne consegue? Aspetta, Leonardo, che ti dobbiamo. Ti abbiamo mutato perché c'era un ritorno e ti togliamo. Ecco, vai. Basta, incide molto, basta pensare che Bloomberg calcola che ci vorranno 42 milioni di nuovi europei per sostenere il sistema pensionistico nei prossimi anni. Però io voglio partire da un'immagine, cioè immaginiamo il mondo come un pilota in volo. Il mondo è un sistema di equilibri, il mondo ideale, è un aereo che vola bene. Ci sono quattro sfere, l'economia, la sfera ambientale, la sfera demografica. E la sfera della ricchezza di senso di vita delle persone che è collegata alla generatività, non solo demografica, ma anche generatività in senso lato. Ora, questo mondo ideale, eh, questo equilibrio è saltato, l'aereo è finito in stallo, sta precipitando. Perché gli shock di un settore si trasmettono agli shock dell'altro. Ok, quindi faccio un esempio: le, le diseguaglianze hanno prodotto eccesso di pressione demografica nei paesi poveri e invece popolazione molto al di sotto del tasso di riproduzione in quasi tutti gli altri paesi. Tutti i paesi dell'Ox, eh, a parte Israele, sono nettamente sotto il tasso di riproduzione. Eh, le disuguaglianze, il modo sbagliato di gestire l'economia ha prodotto disastri ambientali, la bassa demografia sta mandando in crisi i sistemi pensionistici e i sistemi economici dei paesi ricchi, perché, eh, faccio solo un esempio, eh, più la forza lavoro è giovane e più è capace di assorbire le nuove tecnologie. Oggi parliamo tanto di digitalizzazione, di green jobs. Ma la produttività cresce perché ci sono i giovani nella forza lavoro e soprattutto i giovani riescono a fare questi aumenti di produttività. Quindi questa aerea adesso sta precipitando e gli squilibri di un'area si ripercuotono sugli squilibri dell'altra. Cosa bisogna fare per riportare l'aereo in quota? Ci vuole un pilota molto bravo perché il pilota deve fare una manovra complessa, deve aumentare un pochino sul fronte demografico, deve ridurre le disuguaglianze e deve aumentare la sostenibilità ambientale. Per rimettere in equilibrio il sistema, bisogna agire su queste tre leve e si può fare. Si può fare perché, come vi ho detto, eh, l'aumento il miglioramento demografico, come ha detto Alessandro non ci farà comunque arrivare ad un aumento della popolazione, ma servirà per bloccare la crisi del destino pensionistico, il rapporto tra popolazione in età da lavoro e popolazione inattiva che deve essere mantenuta da chi lavora. Eh, la riduzione delle diseguaglianze, il cambiare il nostro modello di sviluppo, perché è lì che avverrà la transizione ecologica, non se ci sono più o meno bambini, dipenderà dal fatto che noi cambieremo completamente il modo di creare valore economico, quindi passeremo, sapete, tutte le trasformazioni nei trasporti, nel modo di produrre l'energia, nel modo di riscaldare le case, abbiamo le tecnologie per fare questo cambiamento. Quindi noi dobbiamo, e non è un caso che infatti gli obiettivi dei governi sono questi, cioè il pilota intelligente sa che deve lavorare su queste tre leve per riportare tutto il sistema in equilibrio. Questo è il punto fondamentale. Quindi è sbagliato vedere una cosa contro l'altra. In realtà il problema è perché siamo in stallo, l'aereo sta precipitando e quindi gli shock si trasmettono da un settore all'altro. Per esempio lo shock demografico associato alla povertà produce le migrazioni climatiche. Ok? Quindi. Eh, abbiamo la via per, e, e tra l'altro ripeto, non dimentichiamo la quarta sfera. Io insisto molto su questo, ci sto lavorando tanto. La felicità delle persone, la soddisfazione, la ricchezza. L'uomo è un cercatore di senso e la generatività è la risposta alla domanda di senso delle persone. Ho, adesso ho un campione di 300.000 europei. Le persone che sono generative nel senso che sono creative e si sanno preoccuparsi degli altri sono le persone in assoluto più felici sono anche le persone più fertili dal punto di vista economico e sociale quindi noi dobbiamo tornare verso questo equilibrio con una manovra complessa che un pilota bravo sa fare molto interessante quello che, che dicevi te no questo aspetto equilibrio perché effettivamente no cioè L'aspetto demografico e l'aspetto, come dici te, no? anche del senso, l'aspetto ambientale. Quindi, eh, diciamo, speriamo di essere capitati eh, in, in un buon pilota, nel senso, poi lo scopriremo a breve, perché poi alla fine anche i tempi sono necessari. Eh, Leonardo parlava appunto no? anche di un discorso che ha a che fare con la sostenibilità. Alessandro, ritornando sul tema della sostenibilità demografica eh, se non cambia qualcosa nel mondo in Italia rimaniamo nella situazione italiana se non cambia qualcosa se non riparte la natalità e quindi non tanto per un discorso come abbiamo detto facciamo più figli no quanto cercare di eh, ricreare un equilibrio tra giovani e anziani per rendere sostenibile il tutto tra quanto crollerà so che sono cifre che si possono solo accennare ma il sistema pensionistico tra quanto crollerà, abbiamo visto le immagini in India assolutamente preoccupanti e spaventose e dovremmo tutte le volte vediamo quelle immagini, ma non solo in India, in tutto il resto del mondo, veramente ringraziare Dio di essere nati in Italia dove comunque c'è un sistema sanitario che regge e che ha veramente no, è, è all'avanguardia e soprattutto non lascia indietro nessuno, ma tra quanto il sistema sanitario nazionale se non cambia e se non si inverte la rotta Potrebbe diventare non più sostenibile, quindi magari a pagamento. È davvero la natalità una delle nuove questioni sociali perché è collegata appunto a pensioni, welfare, sanità? A te la parola. Sì, allora intanto va ribadito quello che, che dicevo prima, perché è la premessa. Cioè noi ormai se guardiamo il nostro paese, per il mondo complessivamente siamo entrati in una fase di rallentamento che poi arriverà verso una stabilizzazione. E per l'Italia ormai siamo entrati in una fase di declino della popolazione irreversibile, cioè la popolazione italiana non aumenterà più per tutto il secolo, poi chissà cosa potrà succedere molto più in avanti, però le, eh, la struttura della popolazione è tale per cui aumenterà solo la popolazione anziana. Ma diminuirà più che proporzionalmente rispetto alla popolazione anziana la popolazione più giovane. Quindi, di sicuro, qualsiasi ipotesi si possa fare, rispetto a qualsiasi scenario, la popolazione italiana continuerà a diminuire per il resto di questo secolo. Quello che dobbiamo capire è quanto squilibrio però andremo ulteriormente a produrre all'interno di questa diminuzione. Perché se la natalità va a risalire. Non, non aumenterà la popolazione, ma ridurremo gli squilibri tra popolazione anziana e popolazione più giovane. Se la natalità continuasse a diminuire o a rimanere bassa, questi squilibri diventerebbero insostenibili. E quello di cui dobbiamo renderci conto, essere consapevoli, è che noi siamo il paese al mondo, uno dei paesi al mondo, che maggiormente ha prodotto squilibri demografici. E che quindi più degli altri si troverà a pagarne le conseguenze. E la causa degli squilibri è la denatalità, cioè quello che produce gli squilibri demografici è la denatalità. Ma poi ci sono le conseguenze. Quindi, noi dobbiamo, da un lato, fare in modo che la causa che produce gli squilibri, la denatalità, in qualche modo sia contenuta, cioè far crescere le nascite in maniera che appunto, eh, gli squilibri almeno non si allarghino troppo ma dall'altro anche gestire questi squilibri che ormai abbiamo prodotto e quindi le, le conseguenze che andranno poi a determinare. E dobbiamo agire su tutte le leve perché altrimenti veramente il, 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 la, il rischio di implosione eh, diventa una profezia che si autoadempia. Noi siamo stati il primo paese al mondo in cui gli under 15 sono scesi sotto gli over 65. Nella prima metà degli anni 90 siamo stati il primo paese che... In cui appunto gli under 15 sono, sono diventati di meno degli over 65, e da allora in poi eh, siamo, gli squilibri strutturali sono andati ulteriormente ad accentuarsi. Non solo, ma le previsioni che l'Istat faceva e anche l'Eurostat le abbiamo continuamente dovute rivedere verso il basso. Quindi se avevamo delle preoccupazioni che ogni volta ci dicevano guardate com'è stato l'andamento finora, con questo andamento guardate quali scenari ci, ci troveremo davanti fra 10, 15, 30, 40 anni, bene, ogni volta poi quello che succedeva è che la realtà ci forniva dei dati oggettivi, veri, peggiori rispetto alle previsioni che quindi andavano in un paese che già era quello con i maggiori squilibri a accentuarli ulteriormente rispetto a quelli che era il percorso finora avuto e le prospettive che avevamo davanti per darvi un'idea di questo eh, riadattamento continuo al ribasso, eh, c'è un grafico che secondo me è abbastanza illuminante. Eh, se eh, la regia può eh, proporlo, e in questo effetti grafico, speciali, eh. come effetti speciali ormai eh, vedi la tecnologia. Ecco, in questo grafico voi avete la curva azzurra che è l'andamento della popolazione italiana, scenario centrale, che l'Istat prevedeva quando ha fatto le previsioni del 2011. Quindi, previsioni del 2000, fatte nel 2011, dal 2011 in poi la curva di crescita, della popola, di evoluzione della popolazione italiana doveva essere quella Azzurra. Quindi una popolazione che continuava a crescere fino al 2040 circa e solo successivamente al 2040 diminuire. che Cosa è successo? Che solo dopo pochi anni aver fatto queste previsioni, le ha aggiornate nel 2016 e la curva mediana eh, di riferimento non era più quella azzurra, è diventata quella verde, ovvero di una popolazione che già era, che aveva iniziato, era già entrata in una fase di diminuzione molto prima rispetto a quello che l'Istat prevedeva. E quindi l'andamento previsto era quello di continua riduzione che appunto è indicato dalla traiettoria verde. Ma i dati sono stati ancora peggio e sono, i dati veri sono eh, quelli della curva rossa, che si è posizionata, cioè quindi le previsioni smentite al ribasso, nuove previsioni che rivedevano al ribasso quelle precedenti, smentite ulteriormente al ribasso e poi è arrivata la pandemia che ulteriormente ha schiacciato verso il basso il percorso. E vedete infatti l'andamento della curva rossa che si posizionava già prima della pandemia su un percorso molto più basso rispetto alle previsioni. Istat addirittura andava a posizionarsi sullo scenario più basso rispetto a quello che ai vari scenari che l'Istat prende in considerazione. L'Istat, eh, soprattutto nelle previsioni più recenti, eh, fa delle eh, previsioni di tipo stocastico quindi fa un intervallo di confidenza con eh, un intervallo al, no, al 90% in cui mette appunto al 90% dovrebbe andare così. E, e con una, una eh, linea appunto del superiore e inferiore, bene, noi ci siamo allineati solo dopo due o tre anni dalle previsioni sulla, eh, sulla probabilità più bassa, su, cioè sul percorso che aveva probabilità più bassa di essersi realizzato nel caso le cose fossero andate pe molto peggio di come sì. si pensava. Questo è successo. Dal punto di vista delle nascite, ve l'ho riportato lì sotto. Nelle, questo per quanto riguarda la popolazione, ma rispetto alle nascite, secondo le previsioni ISTAT del 2011, non avremmo mai dovuto scendere sotto le 500.000 nel resto del secolo, nel, nell'orizzonte delle previsioni che arrivava fino al 2065, quantomeno. Che cosa è successo? Che invece, pochi anni dopo le nascite sono scese sotto 500.000, e quando sono scese sotto 500.000, non è che si sono fermate poco sotto. Ogni anno abbiamo battuto il record negativo di sempre dell'anno precedente, cioè siamo scesi sotto le 500.000, cosa che non era mai successo dall'Unità d'Italia in poi. Bene, l'anno successivo abbiamo battuto il record de dell'anno precedente, quello dopo abbiamo battuto il record di nuovo al ribasso e siamo andati così continuamente e siamo appunto andati ad allineare l'andamento delle nascite sui valori degli scenari peggiori che l'Istat andava a configurare. E quindi secondo ad esempio le previsioni ISTATA, quelle ancora più aggiornate del 2018, eh, le nascite nel 2019, quindi a un anno di distanza, dovevano essere 440.000, quindi molto più basse rispetto allo scenario delineato con le previsioni del 2011. Mm. Eh, e però anziché essere 440.000, che è molto meno di 500.000, sono state 420.000, cioè ancora più basse. E vedete quindi, veniamo da... Un percorso, e in particolare ancora di più nell'ultimo decennio, in cui non solo le previsioni sono state peggiori, l'andamento reale è stato peggiore delle previsioni, ma è andato a posizionarsi rispetto al livello più basso, tra quelli peggiori possibili, che l'Istata andava a delineare. Sono soddisfazioni, sono soddisfazioni. Eh, quindi, e, e poi appunto la, i, i dati poi del, de, della pandemia dicono che noi abbiamo accentuato ulteriormente, quindi se eravamo già in questo percorso di continuo eh, revisione al ribasso delle previsioni, quindi di precipitazione progressiva verso il basso, la pandemia ha dato un'ulteriore spallata, perché appunto i, i dati più recenti fanno, eh, ci dicono che appunto ad esempio dicembre, che, che è il primo mese sostanzialmente che risente della riduzione dei concepimenti da, da marzo 2020 in poi, eh, il crollo è stato dell'11% rispetto al 3% dei mesi precedenti. Vuol dire che poi la pandemia sta aggravando ulteriormente la situazione. Quindi noi dobbiamo avere in mente che siamo davanti a una situazione di, di questo tipo, che arriviamo da questo percorso che non abbiamo mai risolto. E che è andato continuamente a peggiorare e su cui la pandemia sta dando l'ulteriore spallata. Tuttavia, quello della, degli squilibri demografici non è se, necessariamente un destino segnato. Perché, se noi andiamo a vedere le proiezioni che l'Istat fa al 2050, che cosa succede? Che se si va a vedere quanto sarà la popolazione over 65, Praticamente abbiamo un dato quasi sicuro, non ci sono tanti margini, perché ovviamente gli over 65 sono già nati e quindi basta semplicemente farli vivere un po' di più e proiettarli nell'età più avanti. Ma se si... E quindi gli over 65 passeranno dagli attuali quasi 14 milioni a quasi 20 milioni. Quindi noi, dobbia... noi dobbiamo prepararci ad essere un paese in cui gli over 65 saranno circa 6 milioni in più quindi delle persone potenzialmente in pensione. Quindi pensate il paese adesso con tutte le sue difficoltà, bene, aggiungete 6 milioni di over 65, non solo, riducete poi la popolazione in età attiva, che è la, eh, la, la riduzione che deriva dalla conseguenza della persistente denatalità. Di quanto diminuirà la popolazione in età attiva? Ecco, qui invece lo scenario ha un margine di certezza che è il margine su cui noi dobbiamo agire perché il margine in cui è molto ampio. Quindi se siamo abbastanza sicuri di quanto aumenteranno gli over 65, abbiamo un margine di incertezza su quanto sarà la riduzione della popolazione in età attiva, che è quella che rende sostenibile l'economia, il sistema sociale, eccetera. E allora se noi andiamo a vedere la fascia tra i 20 e i 64 anni, diminuirebbe da circa attuali 35,2 milioni, a, eh, passerebbe a 28,8 milioni. E si tratta di un crollo di oltre 6 milioni. Quindi è come dire: prendete la popolazione italiana con tutte le difficoltà che ha oggi, aggiungete 6 milioni circa di anziani in pensione e togliete 6 milioni di persone che lavorano, pagano le tasse e, e, e finanziano il sistema di welfare. Che cosa succede? Bene, però, come ho, come ho detto, qui c'è un'ampia incertezza: ovvero, se le cose vanno male e finora sono andate peggio di come si pensava. La riduzione non sarà di 6 milioni della popolazione in età attiva, sarà di 9 milioni, oltre 9 milioni. Quindi vuol dire vogliamo peggiorare ulteriormente le cose, seguiamo quegli ambientalisti talebani che dicono che la natalità è per fortuna è bassa e riduciamola ancora di più: bene, questo porterà a ridurre ulteriormente da 6 milioni a oltre 9 milioni la popolazione in età attiva. Voglio vedere come la gestiamo una popolazione di questo tipo che andrà a, a, a configurare quella situazione allarmante presentata dall'Ocse di Italia come il paese più a rischio di avere nel 2050 un rapporto uno a uno tra anziani in pensione e lavoratori, che è una situazione proprio di, in, impossibile da registrare, cioè di implosione pura di un sistema che non può funzionare in quel modo lì. Mentre se le cose andranno, andassero bene sia in termini di natalità che di migrazione, cioè di un paese che quindi riprende dopo la pandemia un percorso di sviluppo e di crescita che viene alimentato quindi da una migliore natalità e una migliore gestione dei flussi migratori, la riduzione della popolazione in età attiva, anziché essere 9 milioni, che è lo scenario peggiore, sarebbe poco più di 3 milioni. E, e, e c'è una differenza enorme tra avere 6 milioni in più o in meno in età attiva che, può, che fa la differenza fra un, un futuro di implosione pura di un sistema e invece un paese che ritrova il suo percorso solido e consente di produrre benessere in una società più matura ma sostenibile. Alessandro, dopo ti faccio magari una domanda anche su questo che faccio però adesso eh, anche a Leonardo, che ce la metto in mezzo pure a te, Leonardo. Ehm, dati impietosi, dati molto chiari. Allora, la prima domanda è. Mi è, insomma mi è sembrato di vedere più che altro sono andato a cercarmelo e, e ho letto cose di questo tipo che i paesi che crescono maggiormente in questo periodo che no, quindi hanno eh, i nuovi paesi emergenti quelli che inevitabilmente ci supereranno dal punto di vista economico come paesi che producono che no, il, prima eravamo i quinti al mondo adesso inesorabilmente no, leggevo diventeremo sempre più indietro non è detto che sia un male però comunque è un dato di fatto hanno comunque tutti quanti una costante, grosso modo, che è un più per quanto riguarda il discorso delle nascite. Cioè, sono paesi che hanno, hanno capito, o comunque hanno un desiderio di vita fondamentalmente. Un po' quello che tu dicevi, no, Leonardo, sul senso. per eh, questi sembrano che il senso non è tanto fare figli, quanto avere futuro, quanto eh, no, eh, avere, avere fame di vita, perché poi alla fine si vede da questo. E questa è la prima domanda. Come mai... Quelli hanno un più, e se questa cosa è collegata anche con la crescita appunto economica di questi paesi? E l'altra domanda che mi sorge, diciamo, dalla sollecitazione di, eh, di Alessandro e sui numeri di Alessandro, il professor Rosina è: ma perché se è tutto così evidente, se è tutto così chiaro, se stiamo andando, stiamo andando dritti dritti addosso a un tir? Addosso a un palo a seconda no, del, eh, di trovare un bersaglio mobile o meno. Eh, il mondo della politica da tanti anni, ma io dico anche in questo periodo, non fa qualcosa di concreto. Che sicuramente è una riflessione molto seria sul tema dell'immigrazione. Perché immagino che eh, abbiamo già detto, no, da fa fare una riflessione molto seria. Vedo anche che nelle domande emergono, emerge, però perché non è una priorità assoluta tenendo presente che ci stiamo dicendo che tra vent'anni crolla tutto e che ci avremo le persone che non avranno la pensione avremo sempre più anziani e anche il sistema sanitario sarà in grande difficoltà ma intanto perché un pochino di miopia c'è sempre nel mondo della politica poi c'è diciamo che in questo momento da un punto di vista formale sono tutti d'accordo perché il fatto che eh, sia stato approvato all'unanimità sia alla Camera che al Senato l'assegno unico per il figlio vuol dire che in fondo, eh, eh, almeno quando non bisogna tirar fuori i soldi, tutte le forze politiche sono, e questo non è un risultato da poco, quindi vuol dire che il consenso c'è. È chiaro che in Italia tutto è frenato dal momento in cui bisogna tirar fuori poi le risorse. Sappiamo che l'assegno unico per il figlio costa, non so, anche se devi riordinare tutto quello che c'era prima, addizionalmente costerà 9-10 miliardi in più, forse all'anno. E quindi un paese che fino a un momento fa eh, si batteva contro il pareggio, di, col problema, il pareggio bilancio, fiscal compact, eccetera, non sapeva dove andare a sbattere la testa. Oggi il mondo è cambiato, dobbiamo dire, tra virgolette, grazie al Covid, perché il Covid ci ha spinto in terreni macroeconomici inediti. Io sto facendo una mia campagna personale da tempo sul tema delle politiche monetarie espansive, le politiche fiscali espansive. Il Covid ci ha proiettato in un'altra dimensione, dove le banche centrali tengono un quarto dei titoli pubblici dei paesi, dove si possono fare cose prima apparentemente impossibili, dove all'improvviso i soldi sono usciti fuori. Cioè, paradossalmente, e questo è un paradosso pazzesco, siamo nella peggiore crisi della nostra storia. Eh, ma paradossalmente, improvvisamente, tutti quei vincoli di scarsità delle risorse sono spariti. Eh? Allora, eh, eh, e c'è qualcuno che paga il conto. Quindi poi dovremmo anche domandarci questo. Quindi, mh, il mondo si è capovolto, come Alice nel Paese della Meraviglia: no? adesso i soldi sono usciti fuori. Però detto questo, eh, tornando anche alla domanda che mi hai fatto prima, beh, evidente, abbiamo detto che c'è cioè un rapporto tra popolazione e crescita e tra crescita e popolazione, cioè la relazione diretta e inversa. Abbiamo detto più popolazione, più forza lavoro, più forza lavoro giovane e quindi più ore lavorate, più produzione, più crescita. Dall'altra parte, eh, in un mondo dove, eh, ricordiamoci che la generatività è un fattore culturale complesso, cioè una, una, innanzitutto ci vogliono quelle condizioni minime di ingaggio per cui due persone vogliono realizzare un progetto di vita. E già su questo oggi potremmo discutere con la nuova generazione eh, eh, diciamo che vive nel, nel digitale, che ha, rispetto a noi ha una vita di relazioni, secondo me, indietro anni luce tra Covid, purtroppo distanziamento e digitale ma tolto questo problema, poi chiaramente questo desiderio di fare un progetto di vita si scontra anche con una speranza di eh, è una speranza che è fatta anche di fattori economici, quindi è chiaro che se io mi sento dentro una società giovane, dinamica, in espansione, in progresso, penso ai nostri genitori, i tempi del baby boom, no? C'era questa idea che il futuro sarebbe stato migliore, c'era questa idea che i nostri figli sarebbero stati meglio. Oggi non è così, no? molti parlano. Quindi questa, questo non riuscire a vedere avanti, anche economicamente, produce poi eh, non sapere qual è il nostro futuro lavorativo, il fatto che il lavoro è poco stabile, che molto spesso le due persone che fanno parte di una coppia devono lavorare in città diverse, magari si vedono solo nel weekend. Tutte queste cose rallentano. La, 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 la decisione di avere dei figli. Quindi, in questo senso, è la, la, eh, le basse prospettive economiche producono un effetto negativo sulla popolazione e sulla natalità. Quindi, ripeto, la, la causalità c'è sia da una parte che dall'altra. E quindi, ripeto, noi dobbiamo poi ricreare quelle condizioni per l'equilibrio. Faccio sempre tornando sul tema ambientale. Guardate, noi dobbiamo considerare un'altra cosa. Chi sono oggi quelli più eh, refrattari al tema della transizione ecologica cioè il cambiamento che dobbiamo fare eh, sono soprattutto gli, gli uomini over 65 perché fondamentalmente a parte che fanno parte di una cultura vecchia del passato a scuola nei libri nei nostri libri non c'era niente di tutto questo e sono persone che hanno un orizzonte di vita non particolarmente enorme da cioè se io ho 80 anni, ho 5-10 anni di vita davanti a me, me ne importa relativamente del fatto che del riscaldamento globale. Quelli che si preoccupano sono i giovani. Quindi quello che conta anche è: ma quali sono le forze che ci spingono a fare quel cambiamento che dobbiamo fare oggi? Eh, le auto elettriche, le energie rinnovabili, tutte queste cose che, tra l'altro, creeranno un sacco di lavori, green jobs, eccetera. Chi ci, chi ci fa questo cambiamento? Sono i giovani, il propellente sono i giovani. Quindi avere una società dove c'è una quota di anziani troppo alta e una quota di giovani troppo bassa, ripeto, è lo squilibrio demografico che paradossalmente, al contrario di quello che si pensi, produce uno squilibrio ambientale negativo, perché poi le politiche ambientali dipendono dal consenso. E quindi oggi il consenso forte per fare questa transizione che, ripeto, creerà un sacco di posti di lavoro e ci consentirà di creare eh, valore sostenibile. Non c'è questo consenso in un paese dove vincono gli anziani over 65 maschi. Molto, molto interessante. Ehm, anche perché diciamo, ti faccio questa domanda molto semplice. Perché vedo che arriva. Eh, di fatto, tu hai detto: si è rimesso in moto un po' tutto quanto il discorso. Non c'erano soldi, ma ci sono. Eh, il COVID, paradossalmente, no, ha creato una situazione. Che non ci saremmo aspettati e volendo potrebbe essere anche una grande opportunità. Chi li pagherà tutti questi soldi che stiamo utilizzando? Cioè i nostri figli? Ma lì è un po' complessa la macroeconomia. La domanda è chi li sta pagando? C'è qualcuno che sta pagando il conto già adesso, no? Del deficit, del debito che ha aumentato e questo qualcuno si chiama Banca Centrale. La banca centrale improvvisamente ha cambiato politica, eh, prima si diceva che non doveva assolutamente inter intervenire, adesso di fatto in tutti i paesi occidentali ha in mano un quarto, il 25% dei debiti pubblici dei paesi. E cosa fa con questo 25%? Lo compra, lo ricompra quando scade e restituisce eh, i guadagni da interessi agli stati nazionali. Di fatto questo debito è sparito. Questo quarto di debito è stato sterilizzato perché se tu mi fai un prestito, ma io poi te lo rinnovo e poi ti restituisco anche gli interessi, di fatto quel prestito è come se non, non me l'avessi fatto. Quindi noi abbiamo scoperto nella situazione di emergenza un modo diverso di fare macroeconomia. Quanto questo modo diverso possa continuare, questo sarà il grande tema del futuro. Finito il Covid. Già ne stiamo parlando tutti gli economisti, ne stanno parlando le banche centrali. Cioè, cosa succede dopo? Mica torniamo al pareggio di bilancio, eh, torneremo a delle regole diverse, eh, possiamo eh, sfruttare ancora di più il potere delle banche centrali, evitando però, poi quei rischi che ci potrebbero essere di iperinflazione, eh, svalutazione del cambio, eccetera, eccetera. La mia sensazione è che i paesi occidentali da questo punto di vista hanno un vantaggio enorme sui paesi poveri. I paesi poveri queste cose non se le possono permettere, non hanno le spalle larghe, devono chiedere ai paesi ricchi al fondo monetario un condono del debito ed è quello che sta succedendo. I paesi ricchi hanno un pagatore di ultima istanza che ha le spalle larghissime, che ha grande reputazione e stanno facendo concorrenza tra di loro. Guardate le banche centrali giapponesi. Quella inglese, quella americana e quella europea, competono tra di loro per cercare di aiutare l'economia in questo modo. Quindi, qui si sta un po', ripeto, un po' Alice nel Paese Meraviglie. Siamo passati nel mondo alla rovescia. Ora, ovviamente, questo mondo alla rovescia sta funzionando benissimo ai tempi del Covid. Perché voglio dire, qualcuno si dovrebbe domandare: no? Ma com'è possibile? Con le vecchie regole, col pareggio di bilancio, saremmo già morti tutti. Le vecchie regole le abbiamo buttate. Adesso, cosa, cosa faremo quando torneremo alla normalità? La mia risposta è che non dobbiamo tornare alle vecchie regole, dobbiamo creare delle regole nuove ora che abbiamo scoperto queste potenzialità. Quindi, questo è un tema, ripeto, eh, però, <ride> però è un tema importante, no? Perché tu il ragionamento si ferma sempre prima: tutti dicono più ristori. Eh, assegno unico per il. cioè tutti, vo... no, tutti vogliono che si apra il rubinetto, ma poi voglio dire, ecco perché io mi occupo delle banche centrali, perché alla fine sto conto qualcuno lo deve pagare. Eh? E, e Ripeto, secondo me, guardate che è successo una cosa incredibile: i debiti dei paesi sono aumentati, ma i tassi sono bassissimi, cioè i tassi di interesse sono crollati. Eh, infatti, i grandi, i grandi economisti, macroeconomisti, Krugman, gli altri parlano di, di, new, di nuovo new fiscal paradigm no? cioè c'è una situazione nuova. Questa situazione nuova dipende da questo protagonismo delle banche centrali, che ben inteso è possibile perché abbiamo le spalle larghe, grazie all'euro, grazie all'Europa, grazie... cioè una banca centrale può fare delle cose quando ha una grandissima reputazione da spendere. Allora si può permettere di fare certe cose, quando ha le spalle larghe. Se avevamo la banca centrale dell'Argentina, del Venezuela... Non ci potevamo muovere e ripeto dovevamo chiedere l'elemosina al fondo monetario ai paesi ricchi chiedendo di sospendere il pagamento del debito. No, molto interessante, sarebbe anche da farci un approfondimento perché poi entriamo nel aspetto più tecnico e diventa difficile, però molto molto interessante. Innanzitutto io faccio anche un saluto alle 394 persone che sono collegate. È vero che sono collegate su varie pagine Facebook, eh, per carità, quindi c'è cioè, no, no il trucco, c'è cioè il fatto che abbiamo messo in cross-posting più pagine, però insomma non è automatico a quest'ora no, vedere eh, un'attenzione in tal senso. Invito tutti ancora una volta che sono capitati sulla pagina Stati Generalità a cliccare mi piace sulla pagina Stati Generalità che stiamo popolando e a dare e attivare il promemoria per il 14 maggio quando ci sarà appunto la diretta. Le ultime due domande che sono uguali per tutte e due. Ehm, L'abbiamo accennato adesso con Leonardo, Recovery Found, Recovery Plan, insomma, vabbè, chiamiamolo, ci siamo capiti, ci siamo capiti. Ehm, in queste ore l'Italia ha presentato un piano, un piano dove sono aumentati i miliardi, no? prima erano 209, adesso 200, oltre 240 miliardi, insomma, tanta, tanta roba. La domanda che, che mi pongo io, che si ponevano anche i vari presidenti, peraltro li saluto, sono collegati moltissimi presidenti dei forum regionali e non abbiamo modo, stanno facendo tante domande, le vedete sulla vostra destra, molto interessanti, non so se riusciremo qualcuno a rispondere, però ci siamo dati un'ora, un'ora e dieci massimo, quindi cerchiamo di, eh, di mantenere questi tempi. Dicevamo, ricoveri presentato Ci sono margini eh, per diciamo, una ripartenza della natalità alla luce delle proposte che sono state fatte? Oppure diciamo eh, manca un po' questo aspetto, nel senso che si dà per scontato che, come diceva un po' Leonardo, no, il traino dell'innovazione, il traino del, eh, dell'aspetto dell'ambiente facciano anche no, ripartire. Alcuni alcuni lavori che sicuramente è importante perché il lavoro è anche collegato no, al tema della natalità, ce lo dicevano molti amici che ci stanno scrivendo. però ecco, non manca un piano di ripartenza per la natalità. È un pochino accennato, sia si però un po' sfilacciato. Prima Alessandro e poi Leonardo. Sì, l'impressione è un po' questa perché, eh, comunque, eh, un po' di cose ci sono, cioè si parla. Molto, cioè c'è cioè, una parte in cui si fa riferimento al, al Family Act eh, ripresa all'interno del piano nazionale di riprese e resilienza c'è il tema dei servizi per l'infanzia ma non c'è eh, eh, una chiave di lettura chiara riconoscibile di attenzione eh, trasversale di lettura trasversale con l'ottica di attenzione verso la famiglia e questo quindi rimane una lacuna che ci portiamo dietro e che non viene rassicurata da come è stato impostato il piano, cioè questo limite continuiamo ad averlo. E sicuramente gli squilibri demografici non sono considerati una priorità, non sono uno di quei temi che esplicitamente il piano mette come questioni che caratterizzano in maniera particolare il nostro paese, perché invece così è, e questioni che vanno risolte attraverso... Le misure che vengono realizzate, di cui si dimostra anche le ricadute positive per ridurre gli squilibri demografici. Ecco, questo elemento non c'è. Quindi non è per nulla scontato e sappiamo che le cose comunque non sono scontate. cioè Tu puoi cercare di aumentare l'occupazione giovanile ma produrre precarietà che poi non abilita i giovani alla possibilità di, di conquistare una propria autonomia dalla famiglia d'origine e di formare una propria famiglia. Quindi se tu non, metti, non colleghi le opportunità lavorative con la possibilità di fare scelte impegnative e responsabili verso il futuro e di abilitare anche i progetti di vita, non è detto che queste due cose si possano unire positivamente. Così come possiamo avere l'occupazione femminile che aumenta ma la denatalità che continua ad essere eh, accentuata. O possiamo avere appunto la scelta di avere un figlio che ti porta a rinunciare comunque ad avere anche una entrata economica o comunque una realizzazione nell'ambito lavorativo se non metti assieme le scelte, cioè se non c'è dietro una strategia che abbia una visione sistemica. All'interno della quale le politiche per la famiglia diventano parte centrale delle politiche di sviluppo del paese. Ecco, questa cosa non c'è. Cioè la demografia e la famiglia sono ai margini di questo piano. E, quindi, e poi ci sono anche comunque delle proposte che in parte bisognerà vedere come verranno realizzate. Lo stesso Family Act bisogna vedere quando parte, come parte e con quali finanziamenti potrà contare, perché quello farà molto la differenza. E lo stesso per quanto riguarda i servizi per l'infanzia. L'obiettivo è quello di 228 mila posti, ma che non consentiranno di arrivare all'obiettivo del 33% di copertura che è quello auspicato dall'Unione Europea che avremmo dovuto realizzare nel 2010, cioè più di dieci anni fa. Non ci sono risorse per arrivare a quel 33%. Ma poi c'è anche la questione che non siamo rassicurati su come avverrà verrà questa copertura sia in termini di distribuzione sul territorio, cioè se andrà proprio nelle aree che ne hanno più bisogno e che potranno quindi fare la differenza anche per iniettare sviluppo, vitalità ai territori che rischiano appunto di impoverirsi dal punto di vista demografico, sociale e economico e quindi riattivare proprio in quei territori dove c'è più bisogno di investire sia sulla conciliazione che sulle opportunità di formazione a partire dai primi mesi di vita oppure... E se quei, quei contesti, che sono anche quelli più in difficoltà a utilizzare in maniera adeguata quei finanziamenti, saranno aiutati a poterli realizzare bene, per impiegarli bene e dove serve. Questo non è, non è scontato e non possiamo darlo per scontato e bisognerà vedere se si eh, verrà realizzato o meno. Ecco, questi sono un po' all'interno comunque di un piano che, che, che ha la sua rilevanza, che ha la sua importanza e che ha tanti elementi positivi, però ecco, questo delle politiche familiari che rimangono ai margini, della demografia che non è presa come un toro per le corna e messa al centro. Delle, delle questioni che il, che il paese deve affrontare per tutte le conseguenze negative che può produrre, è qualcosa che comunque rimane, rimane un limite. Tra l'altro, aggiungo una cosa che è un po' spiacevole: cioè, quando l'unica volta che si parla del tasso di fecondità totale si deve mettere anche il dato sbagliato, cioè non preciso, cioè fa anche capire che poi alla fine chi ha steso quel rapporto non è neanche. Non è, Dire, non è neanche informato sui report e sui dati più recenti che riguardano la demografia. Vuol dire che sono tutti all'interno nelle competenze, no? È, è citato un dato superato, l'Istat aveva prodotto come numero medio di figli per donna eh, il valore di 1,29 in un report precedente che era una stima provvisoria, che poi è diventato 1,27, che è il dato invece acquisito, su cui si parla, si discute, eccetera. E nel piano invece il, il dato che viene riportato è 1,29, tra l'altro c'è un dato anche non aggiornato sul numero medio di figli come media dell'Unione Europea. E sono piccole cose, però, che fa capire che lì non c'era qualcuno che ha ben in mente i dati sulla questione di cui si sta parlando e che quindi un minimo fa capire che qualche approssimazione purtroppo è... Che è stato. Leonardo, io ti ho sentito prima che eri, diciamo, Rosina ha menato come un fabbro, no? Nel senso è stato molto chiaro, molto duro. Immagino che tu invece abbia così un po' più di fiducia, però al di là della fiducia... Nel piano non ti sembra che manchi un po' un'idea, un quantomeno per far ripartire la natalità, tenendo presente che poi rischia di non essere sostenibile, quindi proprio è una questione di sostenibilità. Quello, quello che dobbiamo capire è che tutti i difetti di cui ha parlato Alessandro nascono da un vizio culturale di fondo, cioè la nostra cultura sociale ed economica eh, è centrata sull'individuo. È molto poco sulla relazione, mentre ciò che crea valore nella società, in economia, è la relazione. E, e quindi, se tu non sai valorizzare la relazione, tu ti perdi ti perdi tutto della società. Questo voglio dire, alla fine arriva anche al fiscale, no? Quindi al tema del quoziente, al tema di come misuri, come fai a pagare le tasse, eccetera. Quindi questo è il problema fondamentale, cioè noi. Perché poi facciamo economia civile da tanti anni? Perché noi crediamo che l'elemento generativo della società è la relazione, ma lo è, ne, lo è eh, nei rapporti economici, dove ormai tutti sanno che nelle aziende il team working, le capacità relazionali aggiungono valore alle aziende, lo è nel welfare, dove quello che conta non è trasformare una persona in una retta per una struttura, ma è creare una relazione di cura e di accompagnamento, no? tutti i temi dal budget di salute. Cioè, quindi il segreto per non sbagliare mai è mettere al centro il valore della, della relazione. Questo andrebbe fatto anche in economia. Ora, tornando diciamo, a, a, ai risultati di adesso, come ho detto prima, noi abbiamo bisogno di un pilota bravo che ci riporti l'aereo in quota. Questo pilota bravo deve fare più creazione di valore economico, però lo deve fare in modo sostenibile e deve fare migliorare la situazione demografica in questo modo noi ritorniamo verso l'equilibrio. C'è questo nel piano, poco eh, si è capito, devo dire, se voglio introdurre una nota positiva, mi ha comunque colpito il fatto che Draghi nel discorso alla Camera, che poi non è un discorso lunghissimo, ha parlato del problema demografico del paese, ha parlato del Quindi voglio dire, già questo, voglio dire, io non ho mai sentito Draghi parlare del problema demografico, sinceramente prima d'ora, mi sbaglierò, ma quindi però ecco intanto dovremmo partire da, dal appunto dal tema dell'assegno unico per il figlio, dal tema dei servizi alla famiglia. Però è chiaro che se facciamo un paese migliore dove superiamo i colli di bottiglia, quindi burocrazia, giustizia civile, cioè creiamo comunque un paese dove i giovani avranno più opportunità di lavoro e poi dipende anche molto da come si lavora, cioè paradossalmente un altro paradosso pazzesco di questo periodo e noi dovremmo impararle le lezioni del Covid. È vero lo smart work eh, che... ma, ma noi abbiamo imparato che c'è un modo di lavorare che noi alterneremo al lavoro in presenza dove persone che prima non si vedevano più hanno potuto lavorare a casa insieme per, per due giovani che lavorano in città diverse si vedono prendono l'aereo si vedono una volta al fine settimana ogni due settimane questo può, può cambiare le cose quindi cioè Bisognerebbe cioè, anche fare figli, visto che possono fare... Eh, lo... Posso, lo... Posso... Ma io so di gente che manco si... cioè voglio dire, che non, non pensa proprio a progetti perché uno lavora a New York, l'altro, cioè, voglio dire, o anche a Milano e a Roma. E nel momento... Molti di questi miei amici hanno vissuto insieme poi nel periodo della, del Covid, hanno lavorato assieme, smart work, o da una parte o dall'altra. Insomma, cioè, cerchiamo di capire questi input che ci arrivano, no? queste lezioni che ci arrivano, come diceva, dice sempre Stefano Zamagni, diceva tu no? Tappa temata, matemata, no? Le, le tragedie insegnano, cioè questa tragedia ci ha insegnato un sacco di cose, a mio avviso. Quindi, ripeto, eh, adesso c'è da fare tanto, eh, bisogna continuare, e, ma soprattutto, ripeto, secondo me, oltre a parlare dei provvedimenti che li conosciamo da anni, il quoziente fiscale, l'assegno unico per i figli, eccetera, noi dobbiamo fare veramente una rivoluzione nel modo di concepire la società e far capire sempre di più che il valore di una società sta nelle. È chiaro che siamo tutti individui, nessuno lo nega eh, nella nostra identità, ma il valore di una società a tutti i livelli sociale, di welfare, economico, eccetera, sta nella relazione. Eh, è la relazione che crea, è la relazione che moltiplica non solo, diciamo, il numero di persone. Eh, sulla faccia della terra, ma moltiplica anche il valore, moltiplica tutto, cioè, la vita è uno sport di squadra, cioè eh, nessuno, io dico sempre, può essere Messi o Cristiano Ronaldo, ma se giochi da solo, perdi tutte le partite. Cioè, nella vita quello che conta è, è, è il, il know-how Wit, cioè essere maestri di relazioni. Quindi, eh, se, se costruiamo una società su questo, allora forse possiamo ripartire. Ultima domanda, rapidissimi perché voglio mantenere la promessa fatta a voi e anche alle persone che ci ascoltano. Assegno unico, Alessandro, che dici? Rinvio, non rinvio? Cioè, il tema è facciamolo bene, facciamolo partire a luglio, come è stato detto. Che ne pensi tu? Beh, allora teoricamente può essere una grande rivoluzione, perché può agganciare anche que quel cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno, no? Cioè, delle politiche familiari su cui possiamo essere tutti d'accordo, al di là degli schieramenti politici, riconoscerlo come qualcosa su che riguarda tutta la società, che, che riguarda il bene di tutti e su cui investire. E questo è un primo segnale importante. Il secondo segnale importante è che non è una misura occasionale, frammentata, è una misura sistemica che mette al centro il bambino, che mette al centro tutti i bambini, indipendentemente dalle da caratteristiche dei genitori, si investe su di loro, ma non solo oggi, sul loro sviluppo umano dalla nascita fino ai 21 anni, fino ai 18-21 anni, cioè con un orizzonte che va molto al di là delle scadenze elettorali e che hanno quindi un respiro generazionale che è esattamente quello che ci è sempre mancato finora però dobbiamo realizzarlo bene perché sia effettivamente qualcosa che scardini anche tutto quello che finora appunto non, non ha funzionato deve essere qualcosa che fa la differenza cioè deve essere trasformativo e per essere trasformativo deve incidere al momento giusto noi ne avevamo bisogno prima della pandemia la Germania ha realizzato, ha realizzato politiche analoghe a quelle del Family Act prima della re grande recessione del 2018 e ha avuto come conseguenza delle nascite che aumentavano anziché rivederle continuamente al ribasso come abbiamo fatto noi. Quindi c'è anche una tempistica importante, quanto più le famiglie sono in difficoltà, quanto più aumenta l'incertezza nei confronti del futuro, se sentono che c'è un aiuto rispetto a quella scelta, se questa, quella scelta è considerata una scelta di valore e non è più quindi un costo individuale a carico dei genitori, ma diventa un eh, valore collettivo su cui tutta la società eh, investe in maniera adeguata, allora anche lì scardiniamo eh, tutte quelle resistenze anche culturali che finora hanno frenato la possibilità di essere incoraggiati a fare scelte positive e impegnative verso il futuro e la cui scelta centrale più importante è proprio quella di avere un figlio ma deve essere trasformativo e per essere trasformativo deve esserlo a due livelli trasformativo a livello individuale cioè deve essere qualcosa che ti mette nelle condizioni di poter fare meglio quella scelta e quindi se fosse solo un riconoscimento simbolico non può essere trasformativo perché non incide sul, eh, sulla famiglia e sul benessere familiare e le condizioni economiche che possono migliorare attraverso, che, che sono, possono essere appunto sostenibili e adeguate rispetto a quella scelta. Quindi si deve percepire che attorno a quella scelta c'è un aiuto concreto e non solo simbolico. E se è trasformativo a livello. E individuale di coppia e quindi non pensato come politica contro la povertà ma trasformativa anche per il ceto medio e quindi sentito in maniera rilevante diventa trasformativo anche per le dinamiche demografiche cioè consente la natalità anziché di diminuire di e invertire la tendenza e poter riprendere, e per essere trasformativo, quindi deve essere incidere a livello individuale, farsi sentire, non essere simbolico per il ceto medio, mettere delle condizioni però, dare anche il segnale culturale che si investe, che inizia un processo di investimento verso questa scelta e verso le famiglie che andrà a migliorarsi anno dopo anno quindi non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza di una visione nuova delle politiche familiari all'interno delle politiche di sviluppo. E non deve rimanere sola, cioè deve integrarsi poi positivamente con tutte le altre misure che del Family Act, perché non c'è solo l'aspetto economico, c'è l'aspetto dell'organizzazione familiare, che quando arriva un figlio vuol dire mettere assieme tempi di lavoro, tempi di famiglia, eccetera, vuol dire appunto avere congedi più eh, accessibili, vuol dire anche condizioni dei giovani che migliorano per poter formare effettivamente una famiglia e tutti questi aspetti devono diventare tutti assieme parte coerente di un sistema in cui ciascuna di questi ingranaggi si combina positivamente con gli altri e allora anziché avere un circolo vizioso che porta sia i percorsi individuali che quelli del paese a essere rivisti progressivamente verso il basso, potremmo avere un circolo virtuoso in cui tutte le cose vanno nella direzione giusta, vanno incontro ai desideri, al benessere, alla felicità delle persone che realizzano i propri progetti di vita e non rinunciano e vanno incontro a un paese che ritrova una propria visione del futuro e gli dà basi solide attraverso appunto una eh, natalità e una demografia che consenta appunto anche migliori condizioni sociali ed economiche. Leonardo, assegno unico per te? Eh, non c'è dubbio che è la via giusta per tre motivi. Uno perché mette d'accordo tutti, l'avete detto, cioè sicuramente in Italia se cominciamo a parlare di famiglia litighiamo perché ognuno ha la sua idea, i cattolici, non cattolici, eccetera. Ma se invece puntiamo sul figlio, eh, su quello troviamo, troviamo il consenso. Infatti, il consenso è stato trovato. Sicuramente perché tutti gli studi dimostrano che l'assegno unico eh, riduce la decisione di non avere figli, e quindi questo è, è, è in dubbio. E, e terzo, perché riordina anche un po' la giungla dei vari, dei vari bonus, che non serve così com'è. Perché è meglio avere la fungibilità della risorsa economica, perché ognuno di noi ha una esigenza diversa, chi ha bisogno dei pannolini, chi ha bisogno dell'asilo nido, ma se tu dai una risorsa economica, poi ognuno sceglie di usarla come vuole. E poi anche se guardiamo agli studi sulla, sulla felicità, che è interessante questi studi di rapporto figli-felicità, beh, si vede che per le coppie giovani, per i giovani, il figlio è una grande fatica di tempo e di, e di risorse economiche, ma che, che poi è anche una benedizione, una ricchezza. Quindi bisogna aiutare molto eh, questo collo di bottiglia del, della giovane coppia nel momento in cui ha il figlio e eh, questo sussidio economico può aiutare, ma non solo, perché ovviamente il problema non è solo economico, ma è anche un problema di tempo. E quindi ci vogliono delle risposte, delle soluzioni che aiutino appunto la giovane famiglia a, a vivere questa, questa cosa che poi ripeto secondo me è la, è la ricchezza del futuro io credo che io ecco, ti, ti invidio molto perché come sai io purtroppo non ho, non ho avuto più di una figlia e ti considero molto più ricco di me da questo punto di vista io comunque mi godo quello che ho e diciamo no, no. Allora, sei molto più ricco sul fatto che ci sia una ricchezza di fondo sì eh, sul fatto di una ricchezza di un altro tipo no perché la no, seconda nascita di un figlio io ce ho cinque pensa come stiamo a casa nel senso che puoi immaginarlo sì. allora io mi permetto di dire di ringraziarvi soprattutto eh, mi sembra di poter dire che è stata un'ora e dieci molto molto interessante è uno dei vantaggi del della pandemia che stiamo vivendo Leonardo, no? Quello come facevi tu riferimento, nel senso che magari per organizzare una cosa simile ci avremmo messo due mesi, ci siamo mandati un messaggio e l'abbiamo fatta in 4 e 48, ma solo e soltanto perché voi siete stati e siete sempre disponibili e oltre a fare appunto i professori, i docenti, siete anche persone che si danno in pasto, no? Eh, politicamente che non vuol dire per forza ci candidiamo facciamo, andiamo, sindaco eh, ma è, questa è politica quella che abbiamo fatto oggi, abbiamo cercato di offrire delle chiavi di lettura, poi no eh, Leonardo con Nexi no, com'è? Nexi, com com Next. Nexi mi no, 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 no. ho sbagliato next. con Next eh, Alessandro con l'alleanza la, la, per l'infanzia insomma, ciascuno si dà da fare ed è questo molto bello e poi tutti quanti ci stanno scrivendo che voi siete stati tutti, ma lo dico anch'io, molto molto chiari negli interventi e credo che abbiamo offerto un servizio. Allora, 14 maggio, la mattina, stati della Natalità, lunedì sveleremo il programma che è abbastanza, insomma, c'ha c'ha una sua forza eh, con partecipazioni di altissimo livello. Eh, grazie a Alessandro Rosina veramente tanto non solo per questa sera ma anche per tutte le occasioni e tutta la disponibilità sempre che ha dimostrato un grazie a Leonardo Becchetti stessa cosa non solo per questa sera ma per la sua disponibilità mi raccomando pagina degli stati generali della natalità mettete mi piace perché è una pagina che stiamo popolando da poco è nata da poco e vogliamo essere pronti il 14 maggio con tanta gente Condividete se potete questo video, mettete e chiedete il promemoria per ricordarvi il 14 maggio di essere avvisati quando inizierà il grande evento. E appunto cercate di eh, rivedervi se avete dei dubbi. Questa, eh, questa, questa nostra diretta. Molti chiedevano se rimarrà online. Certo, rimane online e questa è una grande opportunità. Grazie a voi due e grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Ciao. Grazie, Buonasera, ciao Dice Alessandro. Ciao Buona tutti. serata, Buonasera. Ciao, ciao Leonardo. Ciao.